Sembrano le vecchie note di carico della nave. Sembrano ancora in buono stato. Ehi, guarda qua. Sembra quello giusto. Esperanza, salpata da Callao, Perù. Carico di 800 barre d'oro, 1200 d'argento. Smeraldi, maschere d'oro, ornamenti. Wow, leggi lo spagnolo del 1500. Quindi non sei solo un tombarolo, eh? Ecco qua. Statua d'oro. Peso 20 a roba. Sono più di 2 quintali. Deve essere lui. Wow. Eccolo qua. Quella cosa mi dà un po' i brividi. Questa è l'ultima annotazione. È di qualcuno speciale? Cosa? Oh, già, penso si possa dire così. Pensavo fossi il tipo che ha una donna in ogni porto. Magari. No, questo era l'anello di Francis Drake. Sai, l'ho ereditato, diciamo. Sic parvis magna. Dalle piccole cose nascono le grandi, era il suo motto. Controlla la data. 29 gennaio 1596. Un giorno dopo la sua presunta morte. Aspetta, cosa sono questi numeri? Coordinate, al largo della costa di Panama. Oh, è così che hai trovato la bara? Sì, esatto. Drake lo ha lasciato come una pista verso il suo luogo di sepoltura. Per chi è abbastanza intelligente da scoprirlo. Sì, bel tentativo. Ma andremo comunque sulla nave. Beh, temo che non ci avvicineremo più di così a Eldorado. Spara per uccidere! No! Maledizione! Oh, non vedo barche, Nate. Abbiamo perso un'occasione. No, eccola là. Dall'altra parte del porto. Andiamo. Ehi, sai che ti dico? Io ti aspetto qui mentre tu ti fai i tuoi giri e poi torni a prendermi. Ok, cosa hai in mente? Niente. Voglio dire, vorrei solo stare qui a fare un po' di riprese. Starò attenta. Ok, ok. Ma prometti di non muoverti. Per quello che vale.
cominciamo. Eccolo lì. Aspetta, non è uno di quelli di Eddie.